Siamo nel camerino di un teatro storico, la Mama Theatre, The Courthouse, un teatro dove nel 1994 ho fatto il mio primo spettacolo in lingua inglese, uno spettacolo che ebbe allora un successo straordinario e non devo dire che effettivamente recitai la parte di un italiano padrone di un ristorante dove tre coppie si perdono in una notte senza tempo durante un temporale. Bellissimo, quasi, quasi shakespeariano come sogno. Ah, ma mi ricorda di un'altra giornata di caldo afoso, che fu quella del mio debutto in teatro, che effettivamente avvenne il 6 giugno del 1000. 1971 in uno spettacolo di Pirandello, in un piccolo paese della provincia di Agrigento chiamato Santa Elisabetta, dove sono nato e cresciuto e dove ho fatto i miei primi esperimenti teatrali. Ho avuto un grande maestro, un grande artista agrigentino, Pino Cirami, che aveva fatto parte anche lui del piccolo teatro pirandelliano, da cui ho imparato i primi rudimenti del teatro pirandelliano. Quindi questo debutto con Pirandello che ha segnato il passo di tutta la mia vita. Naturalmente nato in un paese vicino Agrigento, nato sotto l'influenza del mare Mediterraneo, di quel mare africano, come lo chiama Pirandello, fa parte di quel mio heritage, di quella mia base culturale. Certamente fa parte anche di questo mio modo di fare teatro, che è legato moltissimo anche alla tradizione del teatro latino e greco, soprattutto greco, anche perché ho fatto qualche piccola esperienza nelle opere teatrali di Eschilo e Aristofane. Aristofane l'ho anche sperimentato qui in Australia con vari gruppi. Per cui ecco, quella base di teatro lì è quella che ha dato il via al mio modo di fare teatro, ma c'è un piccolo particolare che mi ha sempre segnato. Io sono sempre stato, ho amato, un grande amante dei cantastori, dei siciliani cantastori. Mi piaceva questa loro forza, questa loro determinazione di comunicare una storia. Ecco, non erano degli attori, sapevano recitare forse in maniera abbastanza mediocre, però riuscivano a trasmettere una storia. Quando sono venuto in Australia, ho fatto questa prima esperienza in inglese qui in questo particolare teatro. Il mio regista, John Ellis, uno dei grandi registi australiani, mi ha detto: Mimma, dimentica di essere l'attore, dimentica colui che ha studiato le varie tecniche, dimentica Stanislavski, Jutta Hagen, The Actor's Studio. Non essere così enfatico nel recitare, impara a raccontare la storia del tuo personaggio, perché tu sei uno storyteller, uno che racconta delle storie. Quindi questo mi ha riportato un po' al mio ricordo d'infanzia, quando mi mettevo in piazza, in un angolino, ad ammirare questi grandi fabulatori, come si chiamano nel nord Italia, questa gente che raccontava delle storie bellissime. Tu ti immergevi nelle storie perché avevano questo modo particolare di raccontare una storia. Quindi con Pirandello ho iniziato la mia attività teatrale, che non è mai stata professionale. Mi sono quasi sempre, forse volutamente, rifiutato di accedere a un livello professionale, per un semplice motivo, perché forse dentro di me c'era questa idea fin dall'inizio di rimanere una specie di artigiano, ecco, uno che fa le cose con le proprie mani, con la propria intelligenza, con la propria determinazione. Uno che fa le cose, le crea con quello che c'ha a sua disposizione, come fanno gli artigiani, in effetti. Per cui il mio materiale a disposizione, pur non essendo tanto artigianale, perché era la grande letteratura, non solo italiana, ma anche estera, perché fin da ragazzo mi è sempre piaciuto sperimentare col teatro, particolarmente di Molière e di Shakespeare. Ma poi con gli anni ho anche conosciuto Brecht, Arthur Miller e Eugene O'Neill, i grandi autori del Novecento internazionale, per cui mi sono innamorato di questa grande letteratura, ma mi sono innamorato soprattutto di questo modo di raccontare le storie. Ognuno si
adottava un modo diverso. Pirandello aveva il suo modo di raccontare le sue storie. Eugene O'Neill naturalmente si ispirava alla grande tragedia greca, così come ha fatto anche Shakespeare, e Molière naturalmente pescava a grandi mani sia dal teatro di Plauto che quello di Aristofane. La sua celeberrima Il suo celeberrimo Avaro, ecco, che io ho recitato in diverse stagioni teatrali, e quella è stata presa dalla Lularia, la famosa commedia della Brocca di Plauto, come Comedy of Errors, la commedia degli errori di Shakespeare, e Menechmi di Plauto. Sono delle opere che hanno ispirato tutto un grande teatro comico. Purtroppo ho scoperto, e forse questo l'ho scoperto dopo essere arrivato in Australia quasi 30 anni fa, nel dicembre del 1982, ho scoperto che effettivamente in Italia c'era un certo modo di, non so come definirlo, di bloccare il teatro comico. Ho visto che in un certo modo i critici italiani, tra cui De Sanctis e Croce, si accanivano sul teatro comico. Tu sei un grande letterato, devi scrivere delle storie serie, devi scrivere un'opera seria, un dramma, un drammone dove tutti muoiono, si ammazzano, eccetera, eccetera. Non so perché. Non è stato mai incoraggiato effettivamente il grande teatro comico in Italia. Tant'è vero che si considera come parametro tra Goldoni e Eduardo De Filippo ci sono quasi 200 anni. Nel mezzo di letteratura comica italiana ci sta pochissimo. Tant'è vero che Edoardo Scarpetta, il papà di Eduardo De Filippo, ha dovuto rubare ai francesi le commedie, le sue commedie famose napoletane. In effetti, gli originali sono tutte opere teatrali francesi, dove sia in Francia che in Inghilterra c'era questo grande, immenso, questa grande, immensa ricchezza di opere teatrali comiche, che in Italia effettivamente dopo Goldoni non ne abbiamo avute. Abbiamo avuto degli autori, mamma mia, hanno scritto delle cose che dopo 5 minuti, anche se soffrivi di insonnia, ti addormentavi. Basta pensare a Manzoni e D'Annunzio e compagnia varia, insomma, sono delle cose abbastanza pesantucce che oggi nei teatri moderni neanche recitano più, da quello che io vedo. E quindi bisogna anche. Mi sono sempre concentrato su questo fatto, ma l'ho visto dall'Australia comunque, non me ne ero accorto quando ero in Italia, perché ero così innamorato della grande letteratura italiana, che non mi ero accorto che effettivamente c'è questo grande baratro tra la commedia e il dramma o la tragedia. Invece in Australia ho fatto moltissimi esperimenti teatrali. Fra le altre cose, dopo aver fatto il mio teatro in italiano e aver fondato nel 1989 la mia compagnia teatrale, la Comme Arte Fo, che ho tenuto per 20 anni, fino al 2009, compagnia con la quale ho fatto da Goldoni a Pirandello, ma da Shakespeare a Molière, a Edoardo De Filippo, ho trattato quasi tutti i grandi autori del Novecento e del teatro classico europeo. E ho fatto tutti questi grandi esperimenti con la maschera, che è stata praticamente la parte più importante della mia vita. Infatti, gli ultimi 30 anni della mia vita li ho dedicati alla ricerca della maschera e all'uso della maschera, di cui adesso non so ancora nulla. E mi fa paura il fatto quando vado a certe conferenze dove arrivano questi esperti dall'Italia, sono tutti esperti della commedia dell'arte, esperti della maschera, vengono qui a insegnarti, a dirti quei quattro concetti basilari e poi non si allargano più di tanto perché anche loro non conoscono più di tanto. E tutti copiano quello che dice Dario Fo copia quello che dice Fava, Fava copia quello che dice quell'altro, si copiano tutti tra di loro, fanno tutte le stesse cose, ma nessuno effettivamente ha fatto una vera approfondita ricerca sulla maschera della commedia dell'arte, che è rimasta lì, sospesa nel tempo, ed è bello che sia così, perché il bello del teatro è quello che, e se si guarda un po' la storia del teatro nel passato, e il teatro è una di quelle cose che muore e rinasce continuamente. Ci sono dei periodi altissimi, bellissimi, e poi ci sono le grandi decadenze, e poi c'è la rinascita sotto una nuova forma. Fatta in una maniera diversa. Il mio ultimo spettacolo,
alcune settimane fa, anzi qua un paio di mesi fa, è stato Pirandello nuovamente. Con Pirandello praticamente ho chiuso volutamente la mia carriera teatrale che sembra che sia durata tutta una vita. E ho avuto modo di sperimentare, ho avuto la fortuna, il privilegio di fare il teatro più bello, quello più grande. E specialmente nell'ultimo spettacolo, recitando una cosettina come il Berretto a sonagli di Pirandello, dove effettivamente c'è tutto quello che il teatro può essere. Certo, il mio sogno era quello di, vista l'età, che ormai ho l'età dei grandi personaggi pirandelliani, quindi ho fatto il padre nei sei personaggi in cerca d'autore, adesso Ciampa nel Berretto a sonagli, naturalmente mi toccava di diritto quasi, un po' per tradizione anche, di fare Enrico IV, cosa che purtroppo non è avvenuta e non credo che avverrà. Però nel mio berretto a sonagli ho messo un po' di quegli elementi che stavo ricercando per crearmi il personaggio di Enrico IV. Ma la storia del teatro non finisce, la storia del teatro si scrive in continuazione, ogni giorno in maniera diversa. E io l'ho scritta in maniera diversa, ho scritto il mio teatro facendo i miei errori. Non ho mai copiato lo stile degli altri, non ho mai voluto imitare qualcun altro, perché fare gli errori degli altri quando posso fare i miei errori? A me piace fare i miei errori, non vado sul palcoscenico a fare gli errori che ha fatto qualcun altro. Poi mi piace di farne sempre di nuovi di errori, perché con gli errori si impara qualche cosa, perché purtroppo il teatro è così, il teatro è una di quelle cose che nessuno ti insegna, non si può insegnare, il teatro si impara, ecco, si impara. Lo dicono tutti, lo diceva il grande Gassman. Beh, e sono sempre stato così. E di questi grandi esempi, uno degli esempi più belli che prendo in continuazione, che cerco di insegnare agli altri, che è il mio grande esempio, è una frase di Mario Scaccia, quando dice in teatro la troppa analisi uccide la fantasia. Ed è vero, perché io vedo attori che si ammazzano, si cercano di caprire, di tagliare, ritagliare il copione, cercare, ricercare, aprirlo, sventrarlo per cercare delle spiegazioni che effettivamente nel copione forse neanche ci sono. Perché il copione è è l'elemento base della recitazione. Lo devi studiare, lo devi imparare a memoria, poi dentro la memoria te lo devi completamente dissolvere, distruggere e ricostruirlo e farlo parlare attraverso la voce del personaggio che hai avuto la capacità di creare sulla scena. E quindi il copione, diciamo, è uno strumento teatrale, come lo è la maschera o il costume, il trucco. Quindi analizzare troppo non mi è mai piaciuto. Capire sì. Capire sì, perché io mi sono accorto in certi attori, anche grandi attori, quando purtroppo ormai è diventata una mia abitudine guardare questi grandi attori recitare un pezzo che io conosco abbastanza bene, per esempio come la trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni, che è un classico recitato da questo grande attore italiano, che purtroppo mi è sembrato di capire che non aveva capito nulla. Effettivamente, perché stava recitando un Goldoni che Goldoni non era, un Goldoni che non parlava in quella maniera, che non si esprimeva in quella maniera, un Goldoni intellettuale. Ecco, intellettualizzare quello che si fa sulla scena. La scena non è una cattedra, non è un podio, non è un altare dove uno si mette lì a predicare, assolutamente, o a fare l'intellettuale, assolutamente. Non è un podio di lancio, non è un vai lì e fai capire, tu sei cretino, sei ignorante, non capisci, io ho capito tutto e te lo dico io cosa significa. Non è vero, non è vero. L'attore di nuovo si deve spogliare di questa arroganza intellettuale, deve esprimere se stesso, il suo lavoro di uomo di teatro, ecco, uomo di teatro, e raccontare la storia del personaggio e la storia del copione in generale. E quello è il suo ruolo. Il suo ruolo non è di andare sulla scena e fare l'intellettuale.
Se voglio andare a vedere un intellettuale che parla, io vado a vedere una lecture in un'università dove c'è un accademico che parla di un determinato argomento, io sto lì con la bocca aperta, faccio la saliva e tutto, capito? Ma se in teatro io ho bisogno di essere divertito in teatro, quindi se uno va lì a fare le cose così, tutte tirate dentro, espresso con questo tormento come fanno, non si capisce nulla. Si capisce nulla. L'attore deve aprire il suo viso, togliere la maschera ed esprimere il sentimento del personaggio. Edoardo diceva una grande, bellissima cosa: bisogna sempre andare a vedere di che colore è l'anima del personaggio. Ha parlato di anima, non di cervello. Quindi l'anima sono i sentimenti, le passioni, le emozioni e tutto quello che c'è dentro. Il cervello ragiona in una maniera completamente diversa. Quindi, se dobbiamo essere intelligenti sulla scena, potremmo mettere a recitare i computer. Ormai credo che siamo a quel livello. Mi è sempre piaciuto recitare. Da piccolo, forse avrò avuto 2 o 3 anni. Sapevo già la prima poesia o le prime poesie a memoria, parlavo molto bene. E la mamma mi faceva mettere su una sedia quando c'erano gli zii, mio nonno, il mio unico nonno, che era anche lui un poeta. E mi mettevo lassù a recitare queste piccole poesie ed era il momento più bello della serata. Non avevamo televisione, l'unico intrattenimento era offerto dal calderone. Del fuoco che riscaldava la casa e tutti seduti attorno a questo fuoco e a raccontare delle storie e a creare l'intrattenimento familiare. Era così. Le televisioni c'erano, ma erano troppo costose, quindi quello era l'unico modo di divertirsi la sera. La morte, caro signore. Passata, mi ha ficcato questo bel fiore in bocca e mi ha detto: tienilo caro, ripasserò fra 8 o 10 mesi. Ora lei pensi se con questo bel fiore in bocca io me ne debba stare a casa come quella disgraziata di mia moglie vuole. Ah sì? E vuoi baciarmi? Sì. Ma sa cosa ho fatto? L'altro giorno con uno spillo si è fatto uno sgraffio qua sul labbro, mi ha preso la testa e mi voleva baciare, baciare in bocca perché dice che vuole morire con me. I fratelli Sacco erano due geni del teatro comico, soprattutto anche della poesia dialettale siciliana. Entrambi erano eredi di quella grande tradizione teatrale siciliana che è la Vastasata o la commedia dell'arte. Da loro ho imparato come usare il corpo, la mimica facciale. Copiavo tutto quello che loro facevano. Ho avuto la fortuna di vederli recitare, soprattutto anche perché recitavano questo grande personaggio che è proprio del mio paese, unico nel suo genere, che si chiama Nardo in una pastorale, questa grande vicenda pastorale che racconta che un gruppo di pastori viene avvisato della nascita di Gesù bambino, quindi si incammina per andare a Betlemme a vedere il bambinello Gesù nella grotta. E quindi è quello che praticamente combina e scombina tutte le situazioni è questo personaggio che si chiama Nardo, che è l'Arlecchino siciliano, lo Zanni siciliano. E io sono molto, ma molto legato a quella tradizione, ha un po' influenzato anche il mio modo di recitare. Forse sono stato rimproverato diverse volte di essere troppo gigione sulla scena, di usare il corpo o la voce in maniera eccessiva, ma io sono sempre preoccupato del fatto che il pubblico si annoi. Ecco, e che se io mi mettessi a recitare in una certa maniera, che potrei farlo volendo, di tecnica, rispettando le pause, rispettando la dizione, tutte queste belle cose, pulito pulito, tranquillo tranquillo, io potrei farlo, ma non lo voglio fare. Non lo voglio fare.
Per questo ho scelto di non fare il professionista, ho scelto di fare il dilettante, ho scelto di fare l'artigiano, come dicevo prima. E questa è un po', in sintesi, la mia filosofia sul teatro, una filosofia che mi ha accompagnato per tutta la vita. Contavo qualche tempo fa, mentre scrivevo una specie di biografia, che ho fatto praticamente più di 150 spettacoli teatrali. Mi sono anche avventurato nella regia di opere liriche qui a Melbourne, al Victoria College of the Arts, che sarebbe come una specie di conservatorio dove si insegnano tutte le arti, dal teatro all'opera lirica. E mi sono divertito immensamente. Ho anche partecipato a delle pantomime per il Festival Internazionale delle Arti, dove ho avuto delle critiche superbe. E mi sono preso questa grande soddisfazione, ecco, di sperimentare, di darmi l'opportunità di fare delle cose diverse, in maniera diversa, sempre nuove e fresche. Ecco perché ho detto, perché copiare gli altri? Perché imitare gli altri? Perché devo andare sulla scena a fare gli errori che hanno fatto gli altri? Preferisco fare i miei, sperimentare, capire o non capire a modo mio. Mi diceva John Bell, un altro grande attore shakespeariano e regista di teatro australiano, con il quale ho parlato diverse volte durante la sua messa in scena del Servitore di Due Padroni di Goldoni, che lui ha fatto per diversi anni in inglese. Mi raccontava questo fatto di quando lui aveva messo insieme il cast per l'Amleto di Shakespeare e aveva scelto questo bravissimo ma giovanissimo attore. Sì, perché qui in Australia Amleto lo fai dai 20 ai 25 anni. Lo so che in Italia lo fanno dai 50 ai 60 anni, ma dai 50 ai 60 anni in poi si fanno altri personaggi. Comunque, John Bell, quando scelse, mi raccontò che quando fece arrivare questo ragazzo negli uffici per la prima lettura dell'Amleto, gli fece trovare sulla sua scrivania tutti questi libri che trattavano del problema Amleto, di come recitare Amleto, di tutti gli autori possibili e immaginabili. Lui gli disse a questo ragazzo: allora tu prendi questi libri e buttali nel cestino della spazzatura, io voglio il tuo Amleto. Voglio l'Amleto che ha fatto Tizio o questo o quell'altro, io voglio il tuo Amleto. E la stessa cosa mi successe nel 1985, quando durante le prove del Servitore di Due Padroni di Goldoni, e io ero andato alle prime prove sulla scena, praticamente facevo l'Allerchino o il Truffaldino che aveva realizzato Ferruccio Soleri e Marcello Moretti per il Piccolo Teatro di Milano, per la regia di Strehler. La regista a quel tempo mi fermò dopo la terza o quarta prova e mi disse: Mimmo, io non voglio l'Arlecchino di Ferruccio Soleri o di Marcello Moretti, io voglio il tuo Arlecchino. E così ho tirato fuori un mio personaggio, un mio Zanni, che aveva anche questa da cui mi aiutò moltissimo a riprendere quella vecchia tradizione del mio teatro siciliano, della Vastasata, dove avevamo lo Zanni simile, no, Nardo, di cui parlavo prima. E quindi io nell'85 ho fatto quel personaggio. Poi nel 92, quando fui chiamato a fare la versione francese del Servitore dei Due Padroni con una regista australiana, Caroline Stacey, anche lì mi sono sforzato di fare un personaggio, e i critici australiani hanno scritto che era un personaggio doppio, un po' brachtiano. Ecco, quindi avevo anche lì creato un nuovo, diverso personaggio. E nel 2005, quando ho rifatto la mia produzione del Servitore di Due Padroni, di nuovo il mio era un personaggio che si sdoppiava. Erano due personaggi, non era uno solo. E agivano in due maniere completamente diverse. Ecco, quello è il lavoro dell'attore. Il lavoro dell'attore è un lavoro di ricerca. L'Arlecchino di Ferruccio Soleri è lo stesso dal 67 a oggi, si è sviluppato pochissimo, non si è dato nessuna possibilità di svilupparlo o di renderlo più moderno o a passo con i tempi. È rimasto quello che aveva ereditato da Marcello Moretti, il quale lo aveva fatto dal 1947 al 1967. E lui dal 67 ad oggi
ha fatto praticamente. Io non l'avrei mai fatta una cosa del genere, perché ho lavorato con registi abbastanza intelligenti che mi hanno sempre dato l'opportunità di esprimermi in maniera quasi selvaggia, a modo mio, e di creare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di bello, anche se poi è stato anche criticato. E mi faccia un altro favore, domattina quando arriverà alla stazione, mi immagino il paesello disterà un po', di mattina lei potrebbe fare la strada a piedi. E il primo cespuglio d'erba sulla rova. Ne conti i fili per me. Quanti fili saranno? Tanti giorni. Io vivrò. Me lo scelga bello grosso. Ed è questa l'idea, ecco, per chiudere, l'idea generale del mio teatro. Cosa farò nel futuro ancora non lo so. Sto cercando di sviluppare delle idee per trattare un personaggio storico dell'ambiente italo-australiano. Raffaello Carboni, che ha guidato praticamente gli australiani in rivolta contro gli anglosassoni a metà del 1800, un grande personaggio che fra le altre cose era, oltre che poeta e giornalista e scrittore, era anche un autore di opere liriche che in Italia non vennero mai messe in scena, partecipò all'unificazione dell'Italia, insomma, tutta una storia qui, e venne a finire in Australia, dove partecipò alla rivoluzione del Eureka Stockade. Quello è un po' il lavoro su cui sono concentrato adesso, e possibilmente qualche altra piccola cosa. Ma sono grato, ecco, sono grato ai miei genitori, papà e mamma, che da ambedue le parti avevano in famiglia delle persone che si sono interessate di teatro, a mio bisnonno Giuseppe Gueli, che fu, oltre che un grande uomo di teatro, autore, regista, eccetera, ma anche un ottimo musicista, quindi la sua grande influenza. Poi c'è anche mio zio Carmelo Mangione, un gesuita che mi ha insegnato l'amore per la musica classica, Bach soprattutto, che lui suona in maniera divina. Per cui queste influenze, anche da parte degli zii e di persone con una certa cultura, educate in una certa maniera, sono state molto determinanti per me, per la mia attività di attore, perché effettivamente, alla fine dei conti, sì, un artigiano, sì, ma no, un attore non deve essere ignorante. Deve avere una sua cultura, perché purtroppo il teatro è un mezzo culturale e io l'ho usato qui in Australia per mantenere viva e interessante la lingua italiana, che altrimenti sarebbe morta. Quindi negli ultimi 30 anni questi miei 100 e passa spettacoli teatrali qui in Australia sono stati determinanti a mantenere anche vivo un certo interesse per la cultura italiana. Ed è bello che dopo ogni mio spettacolo, i messaggi che io ricevo, sia dagli studenti universitari che dai loro insegnanti, dagli accademici, i quali hanno sempre ammirato e dato supporto a questo immane lavoro che c'è da fare qui all'estero per mantenere viva, questa nostra grande, bellissima cultura italiana, che non è fatta solo di pasta e pizza, per carità, ci sono tante, tante altre cose. E infatti, per chiudere, non in polemica, ma è una cosa che io porto avanti da diversi anni. Io, quando faccio le mie lectures o le mie presentazioni da solo, vado in scena con una valigia di cartone, la famosa valigia di cartone dell'emigrante che gli altri rappresentano piangendo, la patria lontana e dimenticata, eccetera, eccetera. No, invece io porto, generalmente porto in scena questa valigia che apro e dalla quale ricavo, tiro fuori i Promessi Sposi, le novelle per un anno di Pirandello, i libri di Goldoni, le poesie di Pascoli e di Leopardi, eccetera, eccetera. Ho detto: non è vero che l'emigrante è arrivato in Australia come nelle altre terre, in giro per il mondo, con una valigia di cartone vuota, ma non è vero assolutamente.
Non è vero assolutamente. Dove è andato, ha portato via con sé dal cuore tutte queste cose meravigliose che sono un retaggio della nostra grande cultura. Ci sono 2500 anni di grande cultura, le arti, la musica, il teatro, l'opera, l'architettura. A Melbourne è un grandissimo esempio. Abbiamo diversi esempi di architettura italiana. Un grande architetto toscano costruì il Port Melbourne, dove sono sbarcati incidentalmente più di 250.000 italiani negli anni 50 e 60. Per cui noi facciamo parte della storia nel mondo. Quindi l'emigrante non è quello che piange la terra lontana, ma è quello che va a stabilirsi su una terra e fa di quella terra la sua terra, ma senza dimenticare la sua grande cultura. Ed ecco forse perché sono venuto a finire in Australia 30 anni fa, sbarcato, stralunato, jet lag, ma con il cuore pieno di tante, tantissime cose, cose che grazie a Dio ho avuto l'opportunità di darle agli altri. Grazie.